Siamo con il sindaco di Marigliano, Antonio Carpino, che ha partecipato ad un incontro in città metropolitana per la redazione condivisa del piano strategico metropolitano. Ma che cosa si aspetta la comunità di Marigliano dal piano strategico metropolitano? Innanzitutto voglio dire che è una iniziativa molto importante e molto positiva di città metropolitana, che apprezziamo perché mostra attenzione verso tutti i territori. Anche il metodo di ripartizione delle risorse mi pare che sia indicativo di questa attenzione. Certamente tutte le linee di indirizzo che sono state, le linee di intervento che sono state predisposte dal Consiglio, vanno incontro alle esigenze del nostro territorio, perché si spazia dall'ambiente, alla cultura, alla viabilità, alle infrastrutture. Quindi ci sono tutte una serie di iniziative che sono importanti e che porteranno certamente benefici per la qualità della vita delle nostre comunità. Noi ci aspettiamo di realizzare qualche intervento significativo che possa restare alla comunità, ecco, e che possa dare un impulso forte certamente al miglioramento della qualità della vita. Si sta procedendo quindi ad una redazione condivisa del piano che possa rispondere alle esigenze delle comunità amministrate, ma in che modo l'amministrazione, la comunità di Marigliano, pensa di poter offrire il proprio contributo alla redazione? Beh, noi conosciamo certamente le esigenze specifiche del nostro territorio, per cui è importante intervenire su alcuni aspetti. Ci sono delle opere importanti che noi riteniamo, innanzitutto per esempio abbiamo individuato il teatro, la realizzazione di un teatro comunale che manca da troppi anni nella nostra città. In più la riqualificazione del centro, che è una cosa importante, il completamento ulteriore del campo sportivo e di altri impianti sportivi. Quindi noi pensiamo con questi interventi di offrire un contributo serio alla crescita della nostra città.